Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Il decreto su IMU e cassa in deroga si è rivelato una farsa, considerato che non si è affrontato il problema, bensì solo rinviato nel tempo, tant'è che la stessa compagine governativa lo aveva definito un decreto ponte. Parimenti anche questo suona a noi come una beffa. Ma per quanto tempo credete di riuscire a prendere in giro i cittadini? Se solo una volta vi degnaste di fare un giro in mezzo alla gente, provate a scendere dalle auto blu e muovervi senza scorta tra i cittadini, tra coloro che ci hanno eletto, e permettetemi di ricordare che sono loro che ci stanno pagando lo stipendio. E subito vi rendereste conto che non sono ignoranti come voi credete. Rimandate l'aumento di una tassa per aumentarne un'altra nell'immediato per avere la copertura. Vedi IRPEF ed IRAP. Cosa devo rispondere alla mia gente quando mi chiede perché al sud ci sono incentivi e detassazioni e per i nuovi assunti al nord no? Cosa devo rispondere? Devo rispondere che dopo aver passato una vita di lavoro, di sacrifici e di tasse pagate per aiutare il sud, per l'ennesima volta al nord ti devi arrangiare e al sud ci pensa lo Stato? Non si ricorda nella storia d'Italia un periodo tale di perdita di capacità produttiva e di contrazione della domanda aggregata. Le intenzioni del governo, della risoluzione presentata, sono belle, sono solo belle parole. Perché? Perché dire ridurremo la pressione fiscale e poi non dire come, come è citato anche nella stessa nota di aggiornamento, è inutile. Nominare un altro commissario per la spending review e poi tenere le relazioni nel cassetto non riduce la spesa. Perché dire bisogna aumentare la crescita e poi fare provvedimenti che invece la zavorrano? Zavorrano lo sviluppo, come l'aumento dell'IVA o come appunto la manovra correttiva, non è sviluppo. Noi, è da diverso tempo, anche ad aprile, vi abbiamo dato suggerimenti, nonostante tutto li avete bocciati. Mai come oggi, il documento che qui discutiamo mette a nudo la vostra incapacità di non essere in grado di guardare, come i grandi statisti, non all'oggi, non al domani, ma al dopodomani, e che ci sta lentamente e inesorabilmente trascinando in un baratro senza fondo. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.